parliamo di una bella storia che ci racconta Martin Kuchera. 94 anni e non sentirli. Vice comparato, negli anni 60 insieme a suo marito ha cominciato a produrre vino e ancora oggi lavora e vigila sullo stato delle cose tra vigna e cantina. Il suo segreto? Non arrendersi mai. Siamo andati ad Albenga a conoscerla. Vediamo. Vice comparato nel suo secondo posto preferito, c'è da raccogliere verdura per le sue galline, la 94enne ci tiene a farle mangiare sano. Raccolte le foglie, scavalca la recinzione anticinghiale e si avvia verso i pennuti. Ma dagli anni 60 in poi il suo interesse principale è rivolto al vino. Cresciuta tra ortaggi e olive, sposata nel primo dopoguerra, insieme al marito decidono di puntare sulle vigne. L'orto come lavoro portava pochi soldi e troppa chimica. L'estate avevamo frutta e pomodori, zucchini, ed inverno la verdura per l'inverno. Quindi dice, guarda, qua non possiamo andare avanti così, cambiamo un po'. Dice, mettiamo un lotto di vigna, di pigato, e abbiamo messo un po' di pigato. L'abbiamo messo gli ultimi anni del 60, e poi pian pianino abbiamo messo tutta vigna. Un passo decisivo per loro e per le sorti del Bianco Ligure per eccellenza. Il pigato di quest'anno verrà imbottigliato a marzo, spesso venduto già prima di finire nel vetro. Un successo che Bici ha contribuito a creare e a fare durare negli anni. Cinque decenni dopo gli inizi, ricorda come sono cambiate le cose. Quando abbiamo cominciato avevamo un enologo che era di qua, di Andorra, delle nostre parti. E facevamo solo quelle due o tre analisi e basta. Sì che era un enologo, però non aveva l'attrezzatura per fare tante analisi. Invece oggi si fanno delle analisi proprio come si deve. E il vino diventa sempre meglio, almeno penso io. Tanto buono che ormai viaggia in America, Australia e Giappone. Ospiti come Carlo Petrini e Luigi Veronelli lo hanno riempito di elogi e premi. E noi a questo punto ci siamo spostati in cantina per un brindisi e il giudizio di un esperto sommelier sul passito che porta proprio il suo nome. Va detto che il vice giustifica decisamente l'omaggio. Vediamo già dal colore che è splendido, un giallo dorato, un oro antico addirittura, che diffonde bene i raggi della luce, quindi una brillantezza diciamo di altissimo livello. Al naso presenta questi sentori di frutta un po' evoluta, quindi pesche sciroppate, la frutta essiccata, l'albicocca disidratata, anche un po' di frutta secca, soprattutto di mandorle. E al palato è sicuramente molto intenso ed è equilibrato. Evitiamo la tentazione di un secondo bicchiere e torniamo alla storia personale della signora del Pigato. Non sempre tutto è andato liscio nella sua vita. Tra le date difficili impresse nella sua memoria storica c'è un giorno in particolare del 1980. Eravamo pronti a vendemmiare al 22 di settembre dell'80. Una grandine è venuta la sera alle 8, ha distrutto tutto. L'uva l'abbiamo raccolta in terra, Abbiamo fatto un po' di vino, ma ce n'è voluto per metterlo a posto, Tanti clienti diventati amici hanno appoggiato la coppia comprando anche il poco vino che erano riusciti a salvare dal disastro e così si sono ripresi e hanno aumentato ancora gli ettari di vigna. Quella vigna dove parte del lavoro più duro viene fatto ad inverno. Si pota con giudizio, si prendono le decisioni per il vino dell'anno prossimo e oggi Bice vigila come coscienza storica sulle sorti del Pigato, Rossese e Granaccia. Ma riposare è quasi una parola sconosciuta. Io in casa faccio da mangiare. Quando non faccio da mangiare io faccio la maglia, faccio l'uncinetto, leggo e mi do da fare a questo modo. Insomma, ferma proprio no? No, ferma non sono capace. Detto questo, ci è venuta fame. Bice prima pensa alle galline, lancia la verdura oltre la recinzione, poi dopo essersi fatta beccare un dito dalla gallina, torna in casa e noi accettiamo volentieri l'invito a pranzo. Insomma, una storia che non finisce a tarallucci e vino, ma a granaccia, salame e un meraviglioso sugo di pomodori dell'orto.